passa, borgrato il mio sorriso a chi ne affaccio la canzone che ha cercato di guardarmi nella testa. Dica ancora troppo tempo, la mano con un picchio, che la ragione si fa questo e basta. Guardare in un angolo del buio, il rumore di sorrisi della festa, nella fioria di un soggiorno del continuo sventolare, silenzio e pace è tutto ciò che resta, dare un continuo rimbombare di passi, vibrazioni, di luce, effettivi, colori, festa, di che ancora troppo tempo lava la condizione, e la ragione ti fa questo e basta. Lasciami ritrovarmi qua. Che sta prendendo piede come mezzo punitivo, quale cosa migliore della pena di morte? Che figata sta cosa, eh? Se sei extracomunitario poi cioè due ammazzo te tua madre, abbiamo solo una domanda da fare: se fossero italiani, se la persona che sbaglia fosse italiana e se la persona che viene uccisa non è sempre tuo figlio ma è l'assassino, vale la pena di morte? Erano due, si chiamavano Sacco e Vanzetti, italiani. Purtroppo hanno fatto una brutta fine e noi facciamo la stessa cosa. Quindi se una persona uccide e l'altra uccide anche, chi è l'assassino? Signori, di che parte? Ma perché stai fuori? Non vai da niente. Allora. Ci siamo, eh? Down, go, go.
riempite le aule di falsi testimoni, la più brutta fine ai soliti coglioni, e dopo 50 anni riconobbero l'errore per ripetere la storia del perpetrista traditore. La canzone che abbiamo messo nel disco è una canzone che è passata automaticamente nella musica popolare, è stata scritta poco più di 20 anni fa da Eugenio Bennato, una canzone che parla di uno stupro, di una rapina, che è quello che i piemontesi hanno fatto al Regno delle Due Sicilie, una canzone che è diventata un inno, quasi una riscossa, è una canzone che non deve più rappresentare un senso di oppressione ma un senso di sveglia personale. Siamo meridionali, abbiamo la terra, abbiamo il mare, abbiamo il fuoco, ed è per questo che, nascendo qui,